Le malattie rare, per definizione, riguardano un numero limitato della popolazione, ma la ricerca e la garanzia di cure e assistenza sono questioni che interessano l'intera società. Il 28 febbraio sarà la giornata mondiale delle malattie rare, istituita 15 anni fa. Queste patologie possono essere congenite, ma anche di origine infettiva o tumorale. In Italia, secondo la rete Orphanet, i malati rari sono circa 2 milioni. Nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. Ieri nell'aula magna dell'ospedale di Pescara la ASL ha organizzato un convegno riguardo questo tema per promuovere la sinergia tra regione, comuni, azienda sanitaria, professionisti e associazioni. Oggi le malattie rare ricevono più attenzione, ha detto l'assessore regionale Nicoletta Verì. Purtroppo spesso negli anni precedenti è mancata un'attenzione adeguata per questo tipo di patologia, cosa che oggi non è più sia a livello nazionale ma anche a livello regionale, in quanto abbiamo portato avanti procedure proprio finalizzate per una giusta attenzione anche attraverso la sinergia con tutte le associazioni, dando anche la possibilità a caregiver di usufruire dei fondi, ma soprattutto è importante la diagnosi. Una diagnosi che deve partire dal momento prima della nascita, quindi attraverso uno screening prenatale, ed è questo il grande obiettivo che ci siamo posti nei mesi successivi. Non bisogna andare via da Pescara e dall'Abruzzo per potersi curare, ha detto nel corso del convegno l'assessore comunale alle politiche sociali. Ci si può curare qui? Certo che si può curare qua, abbiamo dei grandissimi professionisti. E quindi non dobbiamo mai uscire fuori dall'Abruzzo. Perché uscire se le abbiamo qua dentro casa? Noi abbiamo dimostrato più volte i grandi medici che poi ci fanno la differenza e che li dobbiamo conoscere. Quindi massima divulgazione, quello che dicevo prima, di quello che poi riescono a darci. Quindi anche per le malattie rare, noi abbiamo dei professionisti unici.